Ciao. Signore bellissime. Io sono il dottor Faragò. E io sono la dottoressa Pipota. Stare in un ambiente, in un ospedale, è una cosa traumatica. E qui veniamo noi e facciamo questo posto quanto è possibile a suo agio. Questa è parte di clown terapia. Yuri e Vlad, due fratelli venuti da Mosca, clown che ormai da decenni portano il loro sorriso nelle corsie degli ospedali. Una professione artistica finora dedicata ai piccoli degenti, ma che da pochi mesi allieta anche il reparto di geriatria del Policlinico Gemelli di Roma. Noi bussiamo la porta, prima di tutto apriamo la porta e diciamo la frase magica: posso entrare, ma io vedo, io sento chi c'è, quale c'è atmosfera. Può darsi una persona un po' giù, un'altra su. Io mi devo subito valutare la situazione e capire come entrare. Buongiorno. Dobbiamo entrare? Prego. Anche io? Anche lei. Ogni tanto anche io posso entrare. Ce la dobbiamo portare appresso, Ce lo portiamo. C'era una persona qui quando siamo arrivati, ha cominciato a lavorare in una stanza e poi lei ha una sedia a rotelle, era un po' così timida, guardava e poi quando noi uscite ha detto: buongiorno signora, come va? Ah, io mi tutto il giorno pianto, e sono in depressione, sono così. I nostri ragazzi, una battuta, altra battuta, lei ce l'ha un sorriso così e poi cominciato a ridere e dice: io mi sono pianta, tutto il giorno io mi sono stata proprio triste. No, tre palline e un cappello. Un piccolo sorriso. Oh, quando c'è applausi, quando c'è gente che sono un po' svegli, ci possono fare tante cose. Questo sì, per un artista è buono, ma per noi, quando c'è un contatto, quando c'è un'amicizia, quando c'è amore, perché questo lavoro anche si fa con amore, oltre che capacità artistiche, no? Quando c'è questo, c'è reciproca felicità. Noi daremo, siamo stanchi al fine, perché questa è energia che va, ma quando c'è questo ritorno, farà ricchi noi e queste persone con quali noi lavoriamo.